Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crumbigor che vi parla e oggi andremo avanti con la nostra campagna su Empire Total War. E come cosa dovremo fare fine turno. Comunque, vi subito che al prossimo turno avrà inizio la nostra campagna d'Italia. E sarà la nostra campagna conclusiva. Quindi l'ultimo capitolo della nostra avventura avverrà con la conquista di Napoli. Abbiamo notato tutto prima di iniziare. No, allora, mi dico subito che quasi quasi. Adesso vediamo se conclude con la conquista di Napoli oppure anche con la conquista di Cagliari e della Corsica. Vediamo sul momento. Se conviene, se ne vale la pena, conquistiamo anche quelle due. Se non ne vale la pena, concludiamo con la conquista di Napoli. Ho deciso di lasciar perdere una campagna militare in Inghilterra perché loro mi sono sempre stati alleati. Ho deciso di lasciar perdere. Ma l'Italia, invece no. E sarà la nostra, come ho detto più volte, sarà la nostra campagna conclusiva. Una campagna combattuta senza aver sviluppato neanche un'unità di elite. Facciamo quindi fine turno. Ah, prima però diamo un'occhiata qua in Sud America. Ok, vediamo un po' qui l'esercito. Reclutiamo qualche unità di cavalleria. Facciamo cavalleria leggera coloniale, sì. E un'unità di cannone. Miglioriamo qui gli appezzamenti di terra, anche questo. Miglioriamo il porto. Cos'è che blocca? Ricevo zero dal di là. Non lo so. A proposito, facciamo anche un'altra cosa. L'infrastruttura. Qui la miniera è al massimo. Ok, a questo punto facciamo fine turno. Mi dico subito che altre guerre dopo la campagna d'Italia non ne farò, per come detto che sarà conclusivo, quindi qualunque dichiarazione di guerra riceverò dalla Svezia, provvederò subito a far la pace. Loro vogliono la Lettonia. A me non mi interessa quella regione, però voglio la Danimarca. Aiuto, meglio riformularla. Se volete ve lo posso dare quella, ma in cambio della Danimarca. Ok, hanno rifiutato. Cioè io non potevo mica accettare quella regione lassù in alto. Cioè quella lì. Riga, Estonia e Lettonia. Ah sì, questa armata ribelle, vediamo un po' cosa fa. Ok. Distruggiamola. L'ho sconfitta ma non l'ho distrutta. Nuova rivolta in Portogallo. Vabbè, c'è il mio esercito, quindi non sarà, non è una minaccia. Ripariamo le mie strutture economiche. Ripariamo anche il collegio. Ripariamo quello. Miglioriamo alcuni insediamenti economici del mio impero.
Ok, diamo inizio alla campagna militare in Italia. Iniziamo con la conquista di Milano. E per cominciare inizieremo con la marcia verso Milano. Strappiamo Milano dagli spagnoli. E a questo punto dichiariamo guerra anche alla Francia. Pure vediamo se accettano. Non possono accettare, ok. Allora li dichiariamo guerra. Vediamo un po' se accettano, vediamo un po' cosa succede. Rischiamo? Sì. Ah, ok, la Svezia ha rifiutato. Ottimo. Un attimo, laggo un pochino. Ok, cominciamo con la sede di Torino. Quanto guadagno qui? Ah, però 4.300. Ok. Non sarà un assedio facile, perché le loro riceveranno anche rinforzi dai genovesi. Io invece non ho rinforzi. La mia infanteria è migliore, però loro hanno anche un'unità di elite, quindi dovrò giocarmela bene. Direi di dare inizio alla battaglia per Torino. Cacciamo i francesi dall'Europa. Eccoci qui sul campo di battaglia, ed ecco la fortezza che ha le porte di Torino. Vediamo un po', è ancora danneggiata, quindi magari ci sono alcuni punti con un buco? No, niente, solo quello lì è danneggiato, quel bastione. Vabbè, non è una cosa che mi preoccupa molto. Sti lag non li sopporto. Ok, posizioniamo la mia artiglieria. La posizioniamo qui. E ok, benissimo. Schieriamo la fanteria in linea. Ok, e basta. So cosa unità di cavalleria, non farà molto. Proposito, non so dove arriveranno i rinforzi genovesi. Vabbè, intanto proviamo a passare un lavoro di questo genere. No, vabbè, non rischiamo. Dobbiamo iniziare la battaglia. Prima cosa distruggiamo le mura. Ah, ecco dove arrivano i rinforzi. Dal di lì e dal di qua. Vabbè, comunque cerchiamo di distruggere qui questo pezzo di muro il più velocemente possibile, quindi acceleriamo. Non posso riusciamo a far fuori qualche nemico. Probabilmente non molti. Poi attacchiamo quel punto. Eccoli l'esercito genovese. In marcia per dar manforte ai soldati francesi.
Ok, quel pezzo di muro è andato. Attacchiamo il bastione. Quindi acceleriamo anche qui, in questo caso. Spero di fare un bel po' di danni. Ok, vediamo un po', qui ci sono dei movimenti di quell'unità. Lì ci sono i francesi che cercano di uscire, di scendere dal bastione e dalle mura. Vediamo un po'. Ok, possiamo fare play. Vediamo subito che l'esercito francese non ha una grande organizzazione in questo momento. Che i genovesi sono appena entrati in città. Qui per me sarà ancora molto più difficile conquistare la città. Quindi sono previste un sacco di perdite. Ma io adesso ho sterminato delle unità nemiche. Quindi adesso l'esercito francese è molto più debole rispetto a prima. Inutile attaccare questo bastione perché andrebbero qui su, non andrebbero in quest'altro. A questo punto attacchiamo questo tratto di mura. Acceleriamo. Deciso di attaccare questo muro perché così mi dà la possibilità con l'artiglieria di attaccare le unità nemiche che sono dietro. Non so quanto ci vorrà. Cosa hanno messo qui? Ok. Rieccoci qui, amici youtuber. Ormai qui le mura sono per crollare. Crollate. Vediamo un po' se riusciamo ad attaccare le unità nemiche che sono dietro le mura. Aiuto. Non so cosa fare con il lag. Cosa qui proviamo a vedere se riusciamo a danneggiare questo, mentre con la mia unità di cavalleria quasi quasi vado addosso con l'unità di artiglieria genovese. Vediamo un po', la mia artiglieria dove spara? Ah, non credo che riuscirò a prenderli. Anzi, proviamo ordine di cessare il fuoco e di rischierarsi. Bene, a questo punto, dato che le mura sono crollate, posso avanzare la mia fanteria. Quanto pare però le truppe genovesi stanno cercando di uscire fuori dalla città. Dobbiamo spostare la mia artiglieria qui. Tu hai detto vai a caricare quell'unità di artiglieria nemica. Tu provi a venire qui. Ah, stanno rientrando dentro. Ok, vediamo un po' se riesco a distruggere quell'unità di artiglieria.
presa. È molto più facile eliminare quando sono a cavallo. Sì, certo, ritirata. Bidi e strogo io. Altro che ritirata. Ma cosa c'è? Guardia del corpo del generale? Carichiamogliela. Ok, fanteria andrà là. Però su punto la fermo un attimo qui. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Vediamo se riusciamo a far fuori il generale nemico. Vediamo che intervenga. Ah no, si stanno ritirando. Dai, fate fuori il generale nemico. Sì, generale nemico eliminato. Ho un'ottima notizia. Questo demoralizzerà i soldati nemici. Però ancora resiste quell'unità, vabbè. Vediamo un po' se questa artiglieria adesso riesce a fare qualcosa. Vediamo un po'. Tiro dovrebbe provare a colpirla, quell'unità nemica. Però non spara neanche. No, basta. Facciamo avanzare la mia fanteria. Entriamo, conquistiamo la città. Ok, facciamo avanzare anche il generale per incoraggiare i soldati. Tanto questo qui lo faccio ancora avanzare. Qui. Ok. Carichiamo l'artiglieria nemica. Stanno facendo uscire delle unità, i genovesi. Tanto che facciamo fuori questa unità di artiglieria. Ok, i genovesi vogliono combattere. Meglio farli correre. Meglio inviare anche altri soldati qua. Quadrato. Artiglieria schierata. Mettiamo questi. Ma se no questi. E ordiniamo di attaccare le unità francesi qui dentro. Forse meglio scegliere il quadrato. Scegliamo il quadrato. E qui velocemente. Facciamo fuori le unità nemiche. Vediamo qui la mia cavalleria da usare nella carica contro il nemico. Facciamo avanzare queste tre unità di fanteria qua, spostiamole. Allontanatevi voi due, cioè te allontanati, mentre voi provate ad attaccare il nemico lì dietro.
quello là. Ce la possono fare. Ok, con l'interno genovese in fuga, adesso quindi dopo di mandare in fuga anche l'altra. Veloce ricaricare voi. Vediamo un po' di sequenza di sparo. Perché voglio farvi vedere. Quella lì, facciamo vedere. Così di lato. Ecco, guardate. Uno. Due. Tre. In teoria adesso, quando la prima fila finisce di caricare, dovrebbe in teoria alzarsi e sparare. Però così non faranno. Perché almeno così farebbero nella realtà. Ovviamente questo è un gioco, quindi... non mi piace quello che stanno facendo. Ok, facciamo avanzare queste due qui. Velocemente. Che è successo? Ah, mi è stata attaccata, il mio cavalleria l'ho persa. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere la mia artiglieria. Avviciniamoci. Ok. Ho risolto le truppe genovesi. Adesso mi hanno solo l'esercito francese. Come faccio a sanare l'esercito francese? L'unico modo è assaltare. Non c'è altra soluzione. Forse voglio attaccarmi la mia artiglieria. Sì. Veloce, veloce. E fino a là. Sono fuori anche dei miei soldati, probabilmente. Allontaniamo il mio generale. Mettiamo il quadrato. Girati tu, veloce. Anche loro stanno correndo, però non possono scappare. E non posso, riusciamo a distruggere prima che ci riescano a prendere le mie. No, correte, non state, non camminate. Ok, oh, meno male, hanno impattato contro la mia fanteria e adesso stanno andando in fuga. Combattiamo il corpo a corpo. Togliamo il quadrato.
prepariamo ad entrare dentro la città. Veloce voi. Schieratevi. Mitraglio contro la cavalleria. Perché sono sicuro che torneranno a combattere. Quindi, per sicurezza, cessa il fuoco tu. Noi mi uccidevi generale. Ho versato un cannone, ottimo. Non mi fido molto con l'unità francese là, ok. Io sotto con l'unità di genovesi. Assaltiamo le mura a sto punto. Beh, ancora non è andata in fuga quella lì. Quanto qua, quasi quasi io qua a rischio, vediamo un po', sono lì l'unità dritta, eccole lì. Ok, muoviamoci il più velocemente possibile. Saliamo sulle mura. Ecco, spero che sarebbero tornati loro. Attacchiamoli. Sperando che la mia artiglieria resista. Ok. Spero di salire, che la stia decimando. Lo spero. Sì, glielo sto decimando. Laggo un pochino. Ok, distrutto stavolta. Ok, do ordine alla mia fanteria di tornare qui e di salire sulle mura. Mentre questo gli ordino di attaccare quello lì. Comunque ci vediamo quando sarò dentro la fortezza.